Eccellenza, buongiorno e grazie per averci accolto così calorosamente nel suo ufficio, dandoci appunto la possibilità di incontrarla per rivolgere un messaggio inaugurale per la prossima animazione vocazionale del Seminario Maggiore di Basilicata, che si terrà appunto nella nostra arcidiocesi, nelle comunità parrocchiali del territorio di Pisticci dal 3 al 10 marzo. Sappiamo che lei concluderà con una solenne celebrazione a Marconia questa forte esperienza di chiesa che farà la nostra appunto comunità. Ma ci è sembrato bello che il Vescovo dia anche un messaggio iniziale alla comunità e ai seminaristi perché il loro incontro possa essere fruttuoso. Lei da qualche mese ha concluso la visita pastorale nel nostro territorio, esperienza che a detta di tanti è stata un inizio di una nuova stagione nel cammino di unità che il nostro territorio da lunghi anni cerca. Perché una animazione vocazionale proprio nel territorio di Pisticci? Sappiamo che lei per primo è stato entusiasta di questa iniziativa. Ringrazio e ricambio innanzitutto il saluto così caloroso che mi avete voluto rivolgere. Naturalmente, tocco con mano ancora l'esperienza vissuta durante la visita pastorale, come mi ritornano alla mente i vostri volti, innanzitutto con quel senso di comunione profonda instaurata, rafforzata, perché già esisteva, ma in un modo anche in novità con i vostri sacerdoti, che saluto personalmente uno per uno. E dietro questa esperienza rivedo soprattutto i vostri volti, cari laici battezzati, con quello spirito di attesa, di accoglienza, di confronto, di speranza. E oggi ritorniamo soprattutto con un altro segno, nella continuità di quello che deve essere l'annuncio bello della parola di Dio, attraverso questi cari giovani seminaristi che saluto e incoraggio fortemente, soprattutto per questa loro disponibilità, accompagnati dai loro educatori. E saluto quindi coloro che, preposti da noi vescovi in collaborazione tra noi per trovare sempre più il meglio che possa aiutare a cogliere questi giovani a un discernimento saggio della loro vocazione. Questo contesto io vedo nella continuità di quello che già abbiamo vissuto durante la visita pastorale, veramente una ricchezza, un dono di Dio. Giovani, capaci di stare con voi, per essere al vostro servizio e testimoniare la gioia dell'incontro col Cristo che veramente è maestra e guida nella loro vita. Come spiegherebbe la vocazione sacerdotale? Ognuno di noi certamente ha sperimentato alcuni momenti di armonia in quell'intimo interiore di rapporto anche con il creato e naturalmente questo poi eleva il proprio spirito al Dio creatore. È di là che ognuno di noi deve ritrovare la ricchezza della consapevolezza che nulla accade per caso, ma rientra nel progetto divino di amore nei confronti dell'universo e dell'umanità. Allora penso innanzitutto al dono della vita. Come non lodare il Signore che mi ha pensato, voluto, che mi ama sin dall'eternità. È in questo contesto del dono della vita, con la collaborazione dei genitori, come non avere un pensiero a coloro che, amandosi, hanno collaborato con Dio a generare la vita, accoglierla, educarla, e coloro l'aspetto anche della famiglia che accoglie e accompagna questa vita. E su ciascuno di noi, come figli, questo progetto di Dio man mano, come un piccolo seme, cresce e si sviluppa. E allora invito soprattutto a un discernimento nell'età in cui comincio a porre delle domande di fondo. Signore, che vuoi che io faccia? E qui ritorno nel cogliere innanzitutto il dono della chiamata, perché non è una provocazione soltanto che nasce di quello che io voglio fare. L'attesa di saper accogliere la volontà di Dio, ma insieme al dono c'è bisogno anche del coraggio, della risposta profonda, significativa, totale della propria vita. Incoraggio allora a voi, cari giovani, in collaborazione con le famiglie, con le comunità parrocchiali,
movimenti, associazioni, a saper trovare quel seme che Dio ha posto e dare risposta totale al Dio che è amore. Troverai la tua vita più amorevole e più significativa. Sappiamo che ci sono anche altre vocazioni nella Chiesa, tra cui il matrimonio. Quali sono i punti di unione tra le varie vocazioni? Sottolineavo che il dono della vita nasce nella famiglia. Maschio e femmina Dio li creò, perché diventando una sola carne e ponendosi nell'atto creativo di Dio collaborassero a generare la vita. Quindi prioritario diventa vocazione alla famiglia che genera, accoglie e accompagna quello che è nella volontà di Dio nei confronti del soggetto nascituro su questa umanità. E allora c'è una collaborazione significativa tra quella che possa essere la vocazione al matrimonio, direi parallela rispetto a quella che possa essere la vocazione stessa sacerdotale. Pertanto, quanto più si collabora in un'intesa tra vocazione a formare una famiglia, tanto più di conseguenza ci potrà essere una capacità migliore a un discernimento della vocazione specifica alla vita consacrata. E la vita consacrata, vissuta in tutta la sua pienezza, dà un apporto significativo a quella famiglia a diventare sempre di più la piccola chiesa domestica, come il Concilio Vaticano II ce l'ha voluto definire. Perché oggi, Eccellenza, c'è difficoltà ad intraprendere scelte così radicali come la vita sacerdotale o di altra speciale consacrazione? Lo è stato nel passato e lo è sempre, perché una scelta radicale significa abbandonarsi totalmente nella consapevolezza della propria vita e affidarla nell'altro, in questo caso in Dio. In modo particolare oggi si riveste di una situazione di un relativismo imperante, dove un mordi e fuggi, una capacità subito di ottenere quello che si desidera, una mancanza di una capacità di prendere impegni a lunga scadenza, può eventualmente interrogare maggiormente il giovane d'oggi. E incoraggio, caro giovane, soprattutto a saper coltivare quei talenti che il Signore ha posto, perché non sei mai solo, Dio tende la sua mano. Ti accompagna, ti porta lungo il sentiero della tua vita, che è già progetto di Dio. E allora ogni sfida non può che rafforzare quanto di quello che è di bello e di grande in una vocazione sacerdotale ci possa essere. Pertanto, insieme a questo incoraggiamento, diventa di fondo la preghiera. Hai mai sperimentato di avere una relazione a tu per tu con Dio? Percepire la sua presenza, avvertire che è dentro di te. Questo sta a significare che realmente la tua vita è preziosa davanti agli occhi di Dio. Una preziosità che permette di superare qualsiasi evento storico, perché il Dio nel quale credi, speri, ti affidi è il Signore della storia di oggi. Di questa storia, dove ognuno di noi, e tu, caro giovane, devi saper dare la tua risposta e la tua testimonianza. Quale per lei è la virtù in cui deve crescere colui che si prepara a diventare sacerdote? Partirei innanzitutto dalle virtù, le virtù umane. È pensabile che un sacerdote non possa vivere in un modo equilibrato e maturo la sua umanità? È pensabile che non abbia la capacità relazionale, dove con il suo io sa prospettarsi in una relazione col tu, perché sperimenti quel noi di una comunità in comunione. E allora questa ricchezza di una capacità dell'ascolto, della comunicazione, dell'accoglienza della persona umana, chiunque esso sia, al di là di ogni forma apparente nel suo umano, saper cogliere la preziosità di quell'essere che è irripetibile nella storia dell'umanità e pertanto porta la sua ricchezza. Quanto diventa veramente significativo che il sacerdote sia uomo di virtù umane. E insieme a queste virtù umane
sia accompagnato soprattutto in un mistero di incarnazione che il Cristo ha vissuto in tutta la sua pienezza, nel mettere in una forma prioritaria la volontà del Padre. E quando in questo stato di obbedienza, nell'accoglienza dell'amore, diventa significativa ogni capacità di servizio che può rendere col suo ministero. Se questo connubio si intreccia con un'esperienza soprattutto di umanità, di preghiera, di uomo di Dio, sono fortemente convinto che il sacerdote diventa un testimone credibile della vocazione alla quale il Signore lo chiama. Il tema di questa animazione vocazionale è quello della 50ª giornata per le vocazioni. Progetta con Dio, abita il futuro. Che significa progettare in compagnia di Dio? Vuol dire forse diminuire la libertà dell'uomo? Dio è Padre, Dio è amore. La sua rivelazione in Gesù Cristo e per opera dello Spirito Santo si proietta in questa identità. E il suo progetto non è progetto di amore, non è progetto di coinvolgimento, di un'abitabilità dell'uomo che rientra in questo suo mistero. E quando l'uomo si lascia, tra virgolette, addomesticare da questo amore, rientra come risposta nella sua libertà, che mai priva è il Signore, anzi si ferma alla soglia di quella che è la coscienza dell'uomo nella possibilità di una risposta coerente e responsabile con la sua vita. E allora si dipana certamente ogni forma di tenebre, perché si guarda con lucentezza verso un futuro che è ricco di speranza, quella speranza che è certezza nell'oggi, in una evoluzione continua del tempo, da abitare e da vivere in quello spazio lì dove il Signore colloca. Che ci sia in ognuno di noi questo abbandono, ma coraggio nello stesso tempo di una espressione di accoglienza e di risposta, di un Dio che si dona e dell'uomo che risponde a questo dono in piena libertà e responsabilità con la sua vita. Cosa si sente di dire ai giovani di Pisticci e Marconia, che di lei hanno una grande stima, visto anche le risonanze della visita pastorale? Nel momento in cui mi è stata rivolta questa domanda, cari giovani, subito si è affiorata alla mia mente quei belli incontri che abbiamo avuto, ma soprattutto il vostro splendore, il vostro entusiasmo, la capacità soprattutto di vedervi insieme. Quello che più fortemente mi ha colpito è stato che, provenendo dalle varie comunità, abbiamo trovato un luogo di incontro. Ma non era soltanto il luogo di incontro fisico al quale io alludo, ma era il battito all'unisono dei vostri cuori, perché avevate messo al centro il cuore di Cristo. È il messaggio di fondo che voglio lasciarti. Centralizza la tua vita nel tenere lo sguardo fisso su Gesù, autore e perfezionatore della tua fede. Se questa accoglienza diventa apertura, non puoi non far sì che il tuo cuore battiti possa battere con i vostri coetanei e i vostri amici. Se questa ventata nuova la sapete portare nell'ambito del territorio di Pisticci e tutto il territorio che comporta questa realtà, si accende come quando vedi delle tenebre un piccolo lumicino. Se ne accende un altro, se ne accende un altro, diventa un chiarore, c'è un'alba nuova, c'è la speranza di un futuro che tu sogni, ma quel sogno diventa realtà. Ci permetta un'ultima domanda finale. Qual è il ricordo più bello di quando era seminarista? Sono già trascorsi 41 anni da quando sono stato ordinato presbitero e sono entrato in seminario nel quarto ginnasio, vale a dire ho fatto un percorso di un cammino di 10 anni. Quanti fatti ed eventi sono accaduti in quei 10 anni? Di adolescente, nella prima giovinezza, in quell'età poi che ti vedevi prossimo anche alla vita sacerdotale. Tanti ricordi si affollano nella mente, non semplicemente come una memoria nostalgica, ma come tante piccole tessere che hanno poi saputo comporre quel mosaico
che è diventata la scelta di fondo a diventare sacerdote. Ciò che più ricordo è soprattutto la relazione di amicizia creata con gli amici di corso, la capacità di saper comunicare tra noi l'esperienza del vissuto e soprattutto, arrivato a termine, capire che veramente il Signore aveva posto il suo sguardo benevolo sulla mia vita. Questo veramente ha portato quella gioia profonda di tutto il cammino della vita di seminario. È come ricordare negli anni giovanili quegli scherzetti anche di ragazzi e di giovani, quella capacità anche di saperci stuzzicare l'un l'altro. Era il modo umano, giovanile, che non manca in nessun gruppo, anche quello del seminario. Ma anche quei fatti, in tutta la loro portata umana, hanno arricchito profondamente quello che era lo specifico fondamentale del cammino della vita sacerdotale. E naturalmente rimane anche il refettorio, dove ci si riuniva, lì per poter pranzare. Rimangono tante situazioni di campi sportivi, dove si passava il tempo per giocare, la cappella, dove diventava un'esperienza di fondo di preghiera. E in tutto questo, quell'umano che cresceva man mano, si è lasciato plasmare la donna della grazia, dove poi, con le mani del Vescovo, ti trovi ad essere sacerdote, perché Dio la vuole. E tu, con coraggio e con le tue fragilità, hai risposto a questo grande amore. Caro giovane, ti auguro di avere proprio questa forza interiore di uno slancio forte e vitale, quasi come un soffio dello spirito. Apri la vela della tua barca, perché ducchi in alto, prendi il largo con il coraggio di un nocchiere, dove vede spuntare un'alba nuova che porta gioia, pace e sanità. Auguro questo cammino di Quaresima e soprattutto Santa Pasqua a tutti.